Domenica. Dobroiutro, buongiorno, mi sentite? Benvenuti alla nostra gita in Posauje. Allora, la nostra prima tappa sarà Schönthurerport, dove abbiamo due cose da vedere: una bellissima chiesa gotica, che è appunto la chiesa di Sveti Rupert, e poi questo museo all'aperto molto particolare, che è il museo dei Kosolci. Per pranzo abbiamo una cosa un po' diversa dal solito, una cosa particolare, perché andiamo in questo posto dove hanno il forno a legna e la loro specialità sono proprio le pugace, le focacce. Questa gita è un po' all'insegna dei castelli e nel pomeriggio vedremo i primi due, che sono Seunica, che è famosa oggi perché... perché il luogo natale di Melania Trump, già Melania Knaus. Poi il secondo castello che vedremo è un castello grande, molto grande, che è quello di Brežice, dove visiteremo invece all'interno il museo, il Posavski Musei, avremo la visita guidata. Čas toplejših dni, vidno raje sem zunaj, mesto lepše se zdi. Sonce greje, zbuja se, narava mlada, ceste polne so ljudi, tisti v plaščih so odšli, barve se prelivajo, svetloba vlada, kot da zaljubljeni so vsi. Tam objem poljub, tam roka roko drži, veter nosi mi v uho, imam te rad, imam te rada. Siamo arrivati qua a Schönthurerport. No, Schönthurerport prende il nome ovviamente dalla chiesa di Sveti Rupert. Ecco, Santa Emma, che appunto è fondatrice del Duomo di Gurk, donò queste terre alla diocesi di Gurk. E in quel momento queste terre diventarono molto importanti, tanto che qua si costruì questa chiesa, che era una delle prime parrocchie slovene. Allora, abbiamo detto la parrocchia istituita intorno al 1100, la chiesa come la vediamo oggi è del 400. Sopra al portale d'ingresso, ma non credo questo dove siamo entrati noi, ma quell'altro, c'è la data in cui, l'anno in cui hanno finito di costruire la chiesa, che era il 1497. Gli affreschi riprendono lo stile floreale del tardo gotico, però in realtà sono del, adesso vi dico la data esatta se la trovo, 1886. Però, no? Il presbiterio, che poi magari quando usciamo guardiamo un po' meglio, dall'esterno è circondato da 7 contrafforti. E abbiamo questo numero 7 che ovviamente ha un'importanza simbolica. Qua invece abbiamo il numero 3 con questi bellissimi pilastri gotici, che questi sono originali del 400. Agli inizi, quando avevano iniziato a costruire questa chiesa, volevano fare ancora più grande, dove questa sarebbe stata solo una navata principale e altre due in là. Dobrodošli v čudovitem Schönthurerportu. Allora, ovviamente è un museo molto particolare, no? Dove troviamo queste strutture, che sono strutture che si possono spostare e che sono un po' il simbolo della Slovenia, di Kosolci, no? La domanda: perché questo museo proprio qua? Di solito ogni regione slovena ha un tipo di Kosolci, invece qua dove ci troviamo adesso
vengono utilizzati 6 tipi addirittura, se ne vedono 6, no? Di diversi tipi. E allora hanno deciso di fare proprio qua questo museo. Balam, centrum, paschi, sen, glabar, ti vola, dria, di drum. Questo che vediamo, vedete, è bello, no? Grande, strutturato. Il suo proprietario era un artigiano che fabbricava le selle dei cavalli e era un, diciamo, un lavoro che dava sì, buon reddito. La signora chiede se voi sapete la differenza tra il toplar, che abbiamo visto nelle gite nella Dolenska, e il dvojni kozolec, il kozolec doppio. Chi lo sa? Allora, l'elemento che distingue il toplar dal doppio kozolec è questo corridoio che vedete in mezzo, no? E anche quello là ce l'ha, solo che la griglia è un po' meno fissa. Abbiamo detto, questo è il più antico, no? Viene chiamato anche il bello del museo perché è molto particolare. Allora, è il più antico, pensate, è il terzo più antico del mondo, però questo è l'unico in tutto il mondo che abbia questa lavorazione qua sopra, questo intreccio, no? Allora, 1600. Chi successo? No, bene. Altre proposte? Gor al Gor. Di sorsedensto pedese. Letenza cosa usa? Ja. Blizu ste. 1795 je pravilna letnica. In ne vem zakaj, ampak še kar uporabljam lansko letnico. Lansko leto je bil ta kozolec 222 let. Se tako lepo zapomniš, ja. 222. L'anno scorso ha compiuto 222 anni, il 1795. Allora, qua St. Rupert ha 2800 abitanti e casualmente il sindaco si chiama Rupert. È un caso, però dice il sindaco, forse dovremmo fare una legge secondo la quale solo chi si chiama Rupert può fare il sindaco. Ah, di St. Rupert. Zakaj je blag izbrisana, ti hola, drija, ti drom? Preveč je plana brisana, ti hola, drija, ti drom. Ti bo delal trebo. No, ja? Ošte, kaj kale rože, to te si fermarim pa i čam zdopo. Ali na purga, kaj kale. Ajde, brata. Hola. Evo, zdaj pa na zdravje čin, ne? O, zapri luč. Oj, mamica, mlekeca, oj,
proprio qua su questa collina sopra la Sava c'erano insediamenti già nel IX secolo avanti Cristo, che hanno fatto più vecchi del Giacarta. Quasi coetanei. Insomma, hanno fatto dei ritrovamenti archeologici che testimoniano che qua c'erano già degli insediamenti. E nel 1043 questo villaggio diviene feudo dei conti di Salisburgo, che nel XII secolo eressero qua il castello, che in realtà non è questo che vediamo noi adesso, perché durante i secoli è stato rimaneggiato varie volte, soprattutto a causa delle incursioni dei turchi. Mer mnogo dekleti na zadnje izbral sem ženo iz Sivnice. In nisem pozabil še zdaj se spominjam vseh najinih lepih noči. Čeprav zdaj v naročju že vnuček se smeje, sprašuje sto čudnih stvari. Sivnica, rodni moj kraj, rad vračam se k tebi nazaj. Še vidno me kličejo medce, me vabijo tvoje ulice. Še Save bregovi sedaj, me vabijo kot so nekdaj. Še stari grad kliče me in na preteklost tvojo spominja me. Questa costruzione risale al XVI secolo, quindi epoca della riforma luterana, e questo edificio è importante perché è l'unico edificio del territorio sloveno di quell'epoca lì, edificio luterano, è una cosa abbastanza rara, è conservato completamente. Še Save bregovi sedaj, me vabijo kot so nekdaj. Še stari grad kliče me in na preteklost tvojo spominja me. Še stari grad kliče me in na preteklost tvojo spominja me. Eseguiti dal pittore Johann Caspar Wagner, okay, nel 1720, è lo stesso che ha fatto gli affreschi anche della scalinata. Qua abbiamo un esempio di abiti nuziali del Pissaue, eh? Mentre questi qua che vedete sono i bouquet della sposa che venivano usati, che non erano fiori freschi, ma fiori fatti con carta crepe. Nel XVII secolo il conte Athems prende possesso del castello, viene qua, vede questa sala, e osservandola inizia a pensare che sarebbe bello se sua figlia avesse celebrato qua le sue nozze. E
iniziò a pensare, a chiedere a vari pittori, alla fine scelse quel signore lì, che era figurato lì in piedi, vedete, un pittore di Radovica. I dipinti che vedete in questi tre ovali sono originali. Da questo lato, in questi tre ovali, invece c'erano i ritratti dei membri della famiglia Athens. Nel momento in cui gli Athens se ne sono andati da qua e il castello è passato in mano ai Moscon, gli Athens si sono portati via i loro ritratti e quindi i Moscon hanno messo i loro. Le folli notti di Kursko. Vorrei che poi lunedì manda la foto all'anonima alcolista. Comunque noi adesso andiamo in questa fattoria a conduzione familiare dove hanno questa famosa repnica, che sono cantine scavate sottoterra. Perché? Perché in questa zona, nella preistoria, c'era il mare, il cosiddetto mare pannonico, e questo mare ha lasciato questi sedimenti di sabbia. Vedrete quando saremo dentro, se la tocchiamo è proprio sabbia, però si riescono a scavare dentro dei tunnel e questi tunnel rimangono integri come se fosse roccia, quindi è strano, è sabbia, ma quando è scavata ha la consistenza della roccia. Dobro, lepo pozdravljeni, dobrodošli na našo turistično kmetijo. Benvenuti tutti nella questo agriturismo. Praticamente milioni di anni fa, qua, come vi avevo accennato, c'era il mare Pannonico, più precisamente qua c'era la foce del fiume, e questo fiume ha trasportato con sé tutta la sabbia. Un tempo qua le case dei contadini erano fatte di legno e quindi non erano adatte per immagazzinare d'inverno le verdure, le patate eccetera, perché gelavano. E allora poi hanno scoperto che c'era la possibilità di scavare sottoterra e poter immagazzinare le scorie. Le striature di cui abbiamo parlato, no? Queste zone più scure è perché è venuta la muffa, ma loro adesso puliranno la copocagia con questo attrezzo, vedete, che serve per far emergere lo strato che c'è sotto, no? Mentre qua ci sono è quello che si è già trasformato in pietra, la sabbia già pietrificata, no? E queste strutture di questo tipo sono uniche in Europa, perché non esiste da nessun'altra parte questo tipo di sabbia dove si possono fare questi cunicoli senza delle strutture di sostegno aggiuntive. Malvasia toccai con la mandorla e un merlot, io poi, buonissimo, credimi. Adesso noi andiamo a Svetegore,
che si trova su un colle di 527 metri sopra il livello del mare. A partire dal IX secolo inizia la costruzione di edifici religiosi cristiani, tanto che oggi ne troviamo 5 edifici religiosi di epoche diverse, che sono stati meta di pellegrinaggi molto intensivi fino all'epoca di Giuseppe II, quando i pellegrinaggi smisero, per dopo riprendere nel 1860. Osannias latina mori, Maria ruiem sercii, lepoia post gravim, i serca i bravi. Abbiamo detto è periodo preromanico, quindi piccolo, semplice, squadrato, però quando entriamo qua vediamo che questo non è né preromanico né romanico, questi sono costoloni gotici aggiunti alla fine del 400. Nella cappella di San Martino. Anche questa in realtà la struttura originaria è molto antica, sempre siamo in periodo preromanico e lo vediamo da questa piccola navata, piccola sala, che però poi come vedete è stata completamente goticizzata, no? Con l'aggiunta di questo costolone. Anche il porticato è stato aggiunto dopo, perché? Perché venivano molti pellegrini, come vedete qua lo spazio è piccolo e quindi almeno per darvi un minimo di riparo spesso nelle chiesette così poi aggiungevano fuori il porticato. Anche qua il presbiterio, vediamo che ha questi costoloni gotici e per fortuna qua si sono anche conservati almeno un po' gli affreschi. E c'è una leggenda legata a questa chiesa, che una nobildonna locale, la contessa di Kunsberg, un giorno era andata a cavallo. Era venuta qua e qua c'era tutta una boscaglia e si era persa, in più era rimasta impigliata nei rovi. Allora lei ha detto, se io riuscirò a salvarmi, farò costruire una chiesa più grande di tutte le altre. Allora, qua siamo nella cappella dei Santi Fabiano e Sebastiano, XV secolo. Questi affreschi sono del 1514. Qua, sì, qua abbiamo raffigurati dei malati di peste, no? Che chiedono la grazia ai santi protettori, San Fabiano e San Sebastiano. San Vatte la pesca, protettore dei pescatori, prega per noi. La cappella Lurska Matibosia della Madonna di Lourdes, prima cappella di San Volfango, ma qua non vediamo né la Madonna di Lourdes né San Volfango. Chi vediamo? San Sebastiano e San Fabiano. Fabiano il vescovo, sì, l'hanno portato dall'altra chiesa qua perché qua era rimasto senza altare. Maria, voi prosis a me. Quo son se dei visce stoi. Sono sofferti tutti, guarda che aria di... Un po' di allegria, di gioia. No, non cambiare. Devo ringraziare lui. No, se no con i tuoi casti. Mi prega tutta, con chi è nasci zirski kraj. E a pugne io puta, metrice in grostia rai. Tam stromne sofisce, priasne vasi. Чуя вероке поштене люди, Сричав поштам там морку.
sreda. Ste na enem izmed najstarejših gradov na Slovenskem. Se je bil grad pod sreda pozidan v 12. stoletju. Ci troviamo in uno dei castelli più antichi della Slovenia perché è stato costruito nel XII secolo. Che però dice che è la sua prima volta che fa la guida, quindi è un po' emozionata. Ci troviamo nella cosiddetta sala romanica, che si chiama così per questa bellissima finestra, questa bellissima bifora con questa colonnina in mezzo. Fanno per i bambini, ecco. Portano i bambini qua, le dicono guardate i pipistrelli, che sono degli animali che tanto coccoli e non, sì, sì, sì. E non così mostruosi. All'ultima tappa della nostra gita, che è il castello di Reichenburg, che è il castello più antico della Slovenia, infatti viene citato nei documenti, in alcuni documenti del IX secolo. Qua erano i trappisti quando facevano la cioccolata e i liquori. Non so se avete, beh, avrete notato tutti questi alberi di pero che vengono utilizzati soprattutto per la grappa di cuori, anche succhi di frutta. Vsak moj korak, v mislih te nosim s seboj.